Ed eccoci insieme sopra l'ennesimo aereo, destinazione Melbourne. Questo tour della città ti farà apprezzare le meraviglie di Melbourne. Sarai accompagnato durante una bellissima passeggiata. Possiamo girare anche la sera. I problemi legati alla sicurezza sono minimi. A Melbourne, infatti, il piccolo crimine è quasi del tutto assente. Siamo in una metropoli moderna, situata sulle rive del fiume Yarra. È conosciuta per i suoi numerosi giardini, parchi e spazi aperti. Occupano quasi un terzo della città. Fondata nel 1835 da un uomo australiano di nome John Batman, il territorio però fu inizialmente abbandonato perché mancava di acqua potabile. I fondatori quindi si spostarono risalendo lo Yarra e raggiunsero il posto ora occupato dalla City. Il porto comunque continuò a essere utilizzato come primo punto di approdo delle navi. Il centro di Melbourne, a differenza delle altre città australiane, è un vero centro con vita diurna e notturna, bar, pub, ristoranti, teatri e manifestazioni, sia durante la settimana che nei weekend. La Great Ocean Road si snoda lungo la costa sud dell'Australia, ad ovest di Melbourne, per una lunghezza di circa 300 km. Nel nostro tour stiamo percorrendo la prima parte fino ai 12 Apostoli, attraverso fantastici panorami lungo la Great Ocean Road, facendo soste nei piccoli paesi di pescatori di Lorn e Apollo Bay. Lungo la strada avremo anche la possibilità di osservare nel loro habitat naturale canguri e koala. E durante i mesi invernali si può apprezzare anche il passaggio delle balene che vengono a procreare in questa zona del Pacifico, più calda dell'Oceano Antartico. Non solo, attraverseremo per un lungo tratto la propaggine della festa pluviale, che dal lontano nord del Queensland raggiunge questa parte meridionale del nostro continente. E per finire, la bellezza incontaminata dei 12 Apostoli. Questa c'è il bimbo. C'è il canguretto. Ciao. Sì, c'è il violetto dentro. Dopo questo spettacolo di madre natura, riprendiamo a parlare dei 12 Apostoli. Dicevamo che si ergono a difesa della costa, di fronte alla quale numerose navi mercantili alla fine dell'Ottocento affondarono e portarono con loro materiale e tesori che ancora oggi sono custoditi all'interno del museo. L'impervia scogliera rocciosa e le spumeggianti onde dell'oceano lungo la Great Ocean Road hanno scolpito un capolavoro di formazioni rocciose lungo questa famosa regione costiera. Tra le scogliere e le lunghe spiagge si incontrano graziose cittadine costiere, al tempo stesso sofisticate e tranquille. Melbourne è una città viva, davvero bella. Si paragona a una città europea, sempre viva e sempre qualcosa da fare, tra i parchi, le vie strette strette, i musei, ha davvero parecchio da offrire. Da consigliare i giardini e la fattoria, situata su un'isola collegata a Phillip Island, da un piccolo ponte, per vedere un heritage farm e un posto adatto a famiglie. Potrai trovare comunque mucche tipo quelle scozzesi a pelo lungo, cavalli, wallaby e poi una serie di attività da svolgere tipo tosare le pecore o mungere le mucche, divertente. Non mancano ovviamente i nostri amici koala e i canguri. Thank you.
Sorry we wake you up. Phillip Island è una meta popolare per le gite giornaliere da Melbourne. Non è lontana dalla costa sud dell'Australia. I visitatori si riuniscono ogni giorno al tramonto per assistere alla parata dei pinguini, quando un gruppo di pinguini minori blu escono dal mare. L'affioramento di Nobis è il punto ideale per osservare le formazioni rocciose, dove vive una grande colonia di foche australiane. Il circuito di Phillip Island è noto in tutto il mondo per le gare di moto e macchine da corsa. Per adesso godiamoci i graziosi pinguini. Ciao. La giornata è iniziata presto ed è stata particolarmente ricca di eventi. Ti aspettiamo nel prossimo video per scoprire nuove mete. Se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e clicca su mi piace. Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sui nostri contenuti. Grazie!